Questo governo, dopo aver detto che non c'era problema, che stava meglio degli altri, eccetera, si sta predisponendo alla manovra. Temo che sarà il coronamento di una politica economica fatta senza equità e senza crescita, e quindi dobbiamo predisporci a dirla nostra, a dirla con combattività. Ecco, questo è il nostro compito di oggi. Poi davanti alle emergenze, quando ci sono, un partito nazionale sa sempre cosa fare. Bossi ha detto che per fronteggiare la crisi bisogna tagliare gli stipendi ai magistrati e ai politici. Chi prima, secondo lei? Ma sentite un po', io sono d'accordissimo a tagliare i parlamentari, ma noi abbiamo in Parlamento depositato un progetto di legge per la riduzione del numero dei parlamentari. Vogliamo fare anche questa cosa qui? Vogliamo cercare di fare qualche riforma in questo paese qui? O solo delle chiacchiere, della demagogia? Intendiamoci, io sono d'accordissimo con i tagli, purché non ne facciano la foglia di fico poi per misure antipopolari, perché a volte per indorare la pillola si fanno operazioni demagogiche, dopodiché si dà la bastonata. Quindi, benissimo se c'è da mettere del rigore, a cominciare da ministri parlamentari, ripeto, con la riduzione del numero anche dei parlamentari. Secondo, però, attenzione che sotto questo non può passare di tutto, perché non siamo d'accordo. Sono 2 anni praticamente che facciamo pagare i costi di questa crisi, di questa situazione della finanza, ai ceti medi e bassi. Punto. Questo mi pare evidente, che stiamo ignorando i problemi della produzione del lavoro in una situazione nella quale la rendita non è mai stata colpita, l'evasione fiscale non è mai stata colpita, centri davvero di potere e di interesse non sono mai stati colpiti. Stiamo vedendo che è successo negli appalti, sì. Noi abbiamo derogato tutte le normative comunitarie per creare delle situazioni, diciamo così, di comodo, che hanno determinato fatti gravi di corruzione, e credo li stiano determinando, perché con un sistema di appalti fuori trasparenza, fuori gara, secretati, è possibile tutto, e crediamo che questo non costi all'erario e al contribuente, costa, e così via. Quindi cerchiamo di quando di fronte alle difficoltà, di fare le manovre che abbiano dentro un po' di equità e un po' di crescita, è il punto per noi. Oggi deroga al patto di stabilità per i comuni, è necessario secondo lei? È uno degli strumenti, forse lo strumento principe per mettere un briciolo di crescita e dare un po' di lavoro. Noi è da 2 anni che lo diciamo, c'è una leva in Italia che è formidabile dal punto di vista dell'immediatezza, e cioè la capacità dei comuni di intervenire con delle cantierizzazioni, delle operazioni, diciamo in tempi, in 6 mesi. Ecco, noi non abbiamo usato questa cosa, anzi, nel momento della crisi l'abbiamo stoppata. Io credo che sia stata una delle sciocchezze più grosse che si potessero fare. I nostri pensieri alle loro